La risposta alle beghe della politica della Nocera che non ci sta. Ieri grande mobilitazione spontanea in sostegno del defenestrato sindaco Torquato. Un corteo variegato, trasversale nella sua composizione politica. Ha attraversato la città dopo un tantam che è partito e ha preso consistenza grazie ad internet. Il popolo della rete che si fa vedere e sentire. Avvocato! Vogliamo una Nocera libera! Sei venuta per questo? Certo! Io sono andata a votare e voglio il mio sindaco. E ci voleva proprio per far ricordare che noi siamo liberi e vogliamo scegliere chi portare a comandare Nocera. Cioè, però sono indignato di questa cosa che è successa, perché un accordo si poteva trovare, non è per qualcosa, ma per dare dignità un po' a Nocera. A lottare civilmente per la libertà, non bisogna farsi calpestare così, e io credo che stasera in questa piazza ci dovrebbe essere tutto il popolo nocerino, anche coloro i quali hanno votato questa maggioranza, perché sono stati offesi loro per primi. È una grande emozione, che è la risposta che mai una città aveva dato ad un commissariamento prefettizio, segno non soltanto di una stima e di un affetto nei confronti della mia persona, che è la cosa meno importante, ma della volontà di una città di ribellarsi alla brutalità, alla vera violenza, non a quello che qualcuno va scrivendo in queste ore su Facebook raccontando balle come ha fatto per un'intera campagna elettorale, ma la vera violenza è stata quella di avere brutalizzato l'istituzione democratica del comune di Nocera Inferiore, di un sindaco liberamente eletto, rifiutando ogni forma di dialogo pubblicamente rivolta in sede di pubblico consiglio ed eseguendo un ordine politico di una cattiva politica che ha brutalizzato nello spazio di pochi mesi la città di Nocera, riconsegnandola a un commissariamento. Quella è la vera violenza.